bentornati sul mio canale. Agosto è finito e sapete qual è l'unica cosa positiva della fine delle vacanze? Le cartolerie piene di materiale scolastico! Adesso vi faccio vedere tutto quello che ho comprato per me, anche se non vado a scuola, ma sono una malata di shopping, di cose, di materiale scolastico, quindi vi faccio vedere tutto quello che ho comprato per me e per i tutorial Back to School 2019 che vi mostrerò la settimana prossima. Buona visione! Bene, la prima cosa che voglio farvi vedere è una cosa meravigliosa, una chicca, una linea, tutta glitter che quest'anno ha fatto Tinta Unita. Si chiama Tinta Unita Glamour e guardate, questo è un raccoglitore con fogli plastificati, stupendo, vedete? Fogli plastificati, ma la cosa bella è questo bellissimo colore glitter. Della stessa linea ho preso un quaderno, giusto perché io adoro i quaderni. Ho preso una busta portadocumenti, ho preso un altro quaderno, questa volta ad anelli, guardate che carino, troppo carino, vediamo se riesco a farvi vedere più da vicino. Il glitter, guardate, bellissimo. Poi ho preso una gomma, purtroppo la gomma era solo la gomma era solo in colore, non era glitterata, e ho preso un astuccio sempre della stessa linea, sempre glitter, bellissimo, Tinta Unita Glamour, carinissimo, ecco, e una matita glitterata, aspettate, eccola, sbriluccicosa. Per farvi vedere gli altri colori della stessa linea ho acquistato delle matite, altre matite, così potete vedere i colori che ha fatto Tinta Unita per la linea Glamour. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. E quindi il viola, il verde Tiffany e questo rosa scuro. Queste sono le quattro linee di colore, azzurro, rosa, viola e verde Tiffany. Carinissime. Perfetto. Dopo aver speso un patrimonio nella linea Glamour di Tinta Unita, eccola, vi faccio vedere le altre cosucce che invece ho comprato in giro per negozi. Queste sono tutte cose molto economiche che ho pagato meno di un euro, quasi tutto meno di un euro, tipo 10 penne da Ocean, mi pare sui 69-79 centesimi, pennarelli super lavabili perché io ho due bambini, due piccole vesti, un temperino, carinissimo, apriamo. No, non lo apriamo. Foro largo e foro stretto. Anche questo ho pagato meno di un euro. Ho comprato questi evidenziatori perché mi piacevano per le tinte pastello. Avete mai visto degli evidenziatori tinta pastello? Nemmeno io. Adesso li ho visti, li ho trovati, li ho comprati. Vediamo se riesco a farvi vedere il tratto, dai, su, troppo carini. Questo è quello glicine e questo è il verde Tiffany.
Oh, li amo. Bene. Ho comprato a 3 cerniere vuoto. Però dai, il prezzo era... Vuoi che una creativa con un astuccio così non si fa venire 10.000 idee? Dai, su. Questo. Pastelli, 79 o 89 centesimi. 12 pastelli sempre a Lucian. Lo so, cosa me ne faccio di tutta questa roba? Non lo so, ma sono malata di shopping. E poi 2 quaderni match color, sempre perché io amo i quaderni, uno grande e uno piccolo. Adesso ve li apro. Sono dei blocchi a spirale, troppo carini perché guardate, hanno l'elastico per tenerli chiusi, questi a quadretti. Poi hanno i fogli con il tratteggio che possono essere strappati e messi nei raccoglitori. Troppo carinissimo e utile. Non mi chiedete a cosa, non lo so, un giorno qualcosa ci farò. Tanto per cominciare, qualche bel tutorial e poi magari li regalo. E questo è adorabile perché ha sempre l'elastico che apre e chiude. Ha i fogli sempre con il tratteggio per poterli mettere nel raccoglitore di fogli, ma la cosa bellissima è che ha questo separatore per righi e quadretti. Ah, adoro lo shopping scolastico, adoro la fine di agosto solo per questo motivo. Bene, questo è il mio bottino, credo di non aver dimenticato nulla. Ben presto ci farò i miei tutorial, come sempre, di settembre del Back to School. Se il video vi è piaciuto ricordate di lasciare un bel pollice in su, di iscrivervi al canale così sarete avvisati quando caricherò i nuovi video e di iscrivervi agli altri miei canali social, Facebook ed Instagram. Alla prossima!